ECMA 2019 per Yamaha e soprattutto nuovo T-Max, il più imitato e il più inseguito degli scooter sportivi. Ogni volta che qualcuno si avvicina lui alza l'asticella. Questa è la nuova generazione con motore 560 cm cubi omologato Euro 5. Si rinnova anche il Tri-City che anzi amplia la cilindrata e la porta fino a 300 cm cubi. La sicurezza delle tre ruote questa volta si amplia, appunto amplia il suo utilizzo al di fuori dell'ambito prettamente urbano. Le altre due novità sono Tracer 700 omologata Euro 5 ed MT 125. In ogni caso tutti i dettagli li trovate sul sito Red Live. Il re dello stand Yamaha è ovviamente il nuovo T-Max. L'aumento dell'alesaggio di 2 mm ha portato a un aumento della cilindrata fino a 560 cm cubi, ma il motore non è stato rivisto solo, per così dire, solo nelle dimensioni, nella cubatura, ma anche in tutto quello che è la distribuzione e lo scarico. Ma il motore ovviamente non è stato rivisto solo nell'alesaggio, quindi non c'è stato solo un aumento di cilindrata, ma sono state modificate anche aspirazione e scarico per ottimizzare la combustione e ottenere così anche l'omologazione Euro 5. Ridisegnato anche dal punto di vista estetico, soprattutto nella parte posteriore, che diventa più snella per favorire la salita e la discesa, soprattutto nel passeggero, e un più agevole utilizzo delle pedivelle appunto per il passeggero. È stata rivista anche la ciclistica, è stata rivista la trasmissione a cinghia con il cambio a variazione continua CVT, che da sempre è uno dei punti di forza di T-Max, ma è stato appunto modificato per fare in modo che nel regime costante, quando non si dà tutto gas, il motore giri a regimi più bassi. T-Max a ECMA 2019 raddoppia, perché c'è T-Max base, per così dire, che è quello che potete vedere in grigio, e poi il Tech Max, che invece è questo qui nero, che si differenzia fondamentalmente per cupolino regolabile elettricamente, questo è il comando per alzarlo o abbassarlo e quindi impostare la protezione aerodinamica che si preferisce, sospensione posteriore regolabile e forcella con steli color oro. Fedele al suo nome di Tech, questa versione del T-Max, oltre al cupolino regolabile di cui vi ho già parlato, offre anche le manopole e la sella riscaldabili, la sospensione posteriore regolabile che vi avevo già citato prima, ma anche cruise control e soprattutto un'app per connettere il proprio telefono al sistema di infotainment dello scooter e così poter usare il proprio smartphone con la massima sicurezza. Una gamma che si amplia appunto per andare incontro alle esigenze di tutti, con prezzi per il T-Max base che partono da 11.999 euro, invece per il Tech Max 13.799 euro. La Tracer è ormai un grande classico della gamma Yamaha e in particolare la 700 è il modello che nel 2019 ha riscosso un grandissimo successo. Per il 2020 ovviamente Yamaha vuole replicare, se possibile fare anche meglio, e come potete vedere già solo in questa parte ci sono un sacco di novità. Cupolino ridisegnato che volendo si può avere anche regolabile elettricamente e con una sola mano in un'escursione di 6 cm. Nuovi sono anche i paramani, i quali si attaccano a loro volta a un manubrio rivisto, ridisegnato e più largo di 34 mm. Nuova è ovviamente la firma luminosa con i LED, questi due proiettori circolari che danno un'impronta molto personale al frontale della Tracer 700. È nuovo per non farci mancare nulla, sempre davanti, e anche il disegno del parafango. Punto di vista tecnico, l'upgrade sicuramente più importante, quello da segnalare per primo, è quello che riguarda il motore. I motoristi hanno lavorato un po' su tutti gli aspetti per riuscire a mantenere i valori di potenza e coppia analoghi a quelli precedenti, ma con l'omologazione Euro 5. Sempre dal punto di vista tecnico, se è vero che il telaio è confermato e che il peso si conferma anch'esso a 196 kg, la forcella è nuova, ha steli da 41 mm e insieme al mono ammortizzatore è regolabile nel precarico e nell'estensione. Ultima ma non meno importante novità, il nuovo schermo TFT in negativo. Yamaha MT 125 2020. Esteticamente non ci sono grandi differenze rispetto alla 2019, ma la differenza più importante è qui, nella fasatura variabile lato aspirazione, inserita appunto nel motore, ovviamente. Una soluzione che permette di ottenere un'erogazione più morbida ai bassi e medi regimi fino a 7400 giri. A quel punto un solenoide cambia la fasatura e il profilo della distribuzione e permette un'erogazione più aggressiva rispetto a prima e
soprattutto con un allungo di 1000 giri in più rispetto a prima. MT125 è stata rivista anche nel design del serbatoio e in altri piccoli dettagli. Sarà nelle concessionarie a poco meno di 4.800 euro. Tri-City 125 Niken e adesso Tri-City 300. Yamaha amplia la gamma dei suoi veicoli a tre ruote e questa volta lo fa con uno scooter pensato sì per il commuting urbano ma anche per andare oltre. Nota molto importante, si può guidare anche con la patente B purché si abbiano compiuto i 21 anni. Dal punto di vista tecnico invece il telaio ovviamente rispetto al 125 è stato rivisto. È un telaio più ampio ma con tubi di sezione sottile, una soluzione studiata tra le altre cose sia per contenere il peso ma anche per distribuire al meglio il peso, che con il pilota a bordo è 50-50 fra anteriore e posteriore. Per il resto, come si può vedere, la protezione aerodinamica è molto ampia grazie alla grande dimensione dello scudo e anche del parabrezza molto lungo. E dal punto di vista invece della guidabilità c'è la frenata integrale che distribuisce e ripartisce in automatico la forza frenante fra le tre ruote per la massima sicurezza. Impianto frenante ovviamente fornito di ABS.